a tutti, bentornati a un nuovo video dopo un bel po' che mancavo, video profumoso su due regali che mi hanno fatto e sono questi due qui, sono senza scatola appunto perché la proprietaria non la tiene e uno è un brand un po' incriminato perché questo qui di Acqua di Parma è un brand che testa sugli animali. Io ancora prima di cominciare ad avere il canale, a fare i video, mi ero promessa comunque di fare video sinceri, ecco, fatti col cuore e non sulla base di altre recensioni o su di articoli che neanche sono stati provati perché si mette magari la foto in alto. Ho sempre voluto essere sincera, dire la mia opinione fin dall'inizio. A volte l'ho espressa anche in malo modo e mi dispiace, adesso mi sono un po' rivista sotto questo aspetto. Però appunto ho ritenuto giusto comunque parlarvi di questo. Sono dei regali che sono stati fatti da una signora che ha voluto ricambiare un favore che gli ho fatto. Sono regali fatti col cuore. Questa signora qui non sa cosa vuol dire un brand che testa sugli animali, sa solo che a me piacevano i profumi e lei dai suoi profumi, dove ne aveva tanti, quando aveva capito quelli che mi più piacevano perché li avevo spruzzati, me li ha voluti regalare. Io non ho detto no, tienteli, perché ho detto guarda che mi basta solo un decanter, prestamelo, poi te lo riporto. Lei con tutto il cuore, insomma, ha voluto lasciarlo e io comunque l'ho accettato. Rifiutare sarebbe stata veramente una ferita che non avevo voglia di fare. Farò un premietto, ecco. Allora, veniamo al primo, questo qui, che è appunto Acqua di Parma, arancia di Capri. Che dire, non c'è tantissimo da dire. È un agrumato, arancia di Capri, favoloso, ecco, è qualcosa di diverso. Io sono, sapete, appassionata degli agrumati, mi piacciono perché per me l'odore del fresco, del pulito, dell'energizzante, di dare il buon umore, la buona spinta alla mattina per partire bene con la giornata è proprio spesso dato dagli agrumi. E non è un arancio troppo aspro o asprignolo, non è frizzante, come non è un arancio troppo dolce, è calibrato benissimo. Allora, questo è un profumo che è piaciuto a tutti quelli a cui l'ho fatto provare. L'unico a cui non è piaciuto è mia nipote Camilla, perché a lei proprio non piace l'arancio. Allora, se l'arancio non piace, beh, sì, non è da provare, però se vi piace, secondo me questo qua è un profumo che appunto può piacere. Molto semplice da come inizia, come finisce, non ha un'evoluzione, non ci sono altri ingredienti, non ci sono altre note, non ci sono altre cose da dire, come inizia, finisce. Lo trovo un profumo adatto sia per la giornata lavorativa, sia per ragazze giovani, per ragazze meno giovani. E chiaro, magari non è un profumo da sera se si va fuori in dolce compagnia o se si vuole essere più femminili e passionali, però è un profumo che secondo me si addice un po' a tutte le occasioni, facendoci stare bene. Come durata non so ancora, non posso essere precisa perché l'ho provato, però avevo i vestiti sopra perché da un po' che ce l'ho e mi sono ripromessa di riprovarlo adesso che arriva un po' la stagione dove ci togliamo un po' qualcosa di dosso, per cui per quello che riguarda la durata ve lo dirò un po' di più, però non è che non duri niente. Come proiezione sapete che a me non piacciono le bombazze, secondo me è giusta, ecco, non diciamo che sì, dipende sempre da quanto se ne mette, ecco, però è un bellissimo profumo e fatto molto bene. E è un brand che a me piace anche, speriamo che tolgano questi test sugli animali, la Cina e l'America. E mi piace anche molto sempre di questo brand la loro vaniglia che è molto particolare. Comunque, se amate i profumi agrumati, andate a sentirlo se volete anche qualcosa di semplice o cosa. Poi veniamo a un altro capolavoro di Cartier ed è Baiser Volé. Aspetta, perché non si vede? Ah, è di qua che c'è l'adesivo. Baiser Volé che ha questo tappo fatto tipo accendino, molto particolare. Allora, questo è un capolavoro. Io di Cartier amo molto i suoi profumi, sebbene non li abbia mai comprati, non ne abbia mai posseduti. Questo è il Giglio, questo è un Giglio verde, non c'è niente da dire. Anche questo profumo qua, secondo me, è di un'eleganza e di una femminilità pazzesca. A me i fioriti piacciono, però ultimamente che sto andando a esplorare note olfattive nuove, nuove fragranze e tutto, diciamo che li ho messi un attimino da parte, però secondo me una donna che ama i profumi deve avere un profumo fiorito o più di uno nella sua collezione. Questo è proprio femminile, elegante,
raffinato, allora non è la passione per eccellenza, però qui il giglio verde fresco viene rappresentato benissimo. Io non sento odore, come si può dire quando si parla magari di fiori bianchi, odore da cimitero o troppo forte. Bello, ecco, di questo poi baiser volevo dire braccio e braccio, bacio rubato. E proprio come i baci rubati, che devono essere fugaci, veloci, perché sennò si viene scoperti, ecco qui, diciamo che forse l'unica pecca è la durata, la persistenza, che però comunque a me non dispiace, cioè piuttosto che mi si incolli, preferisco rimettere il profumo. Diciamo che 2 orette le fa sicure, poi tanto in là mi è parso di capire che non andiamo, è un profumo molto intimo. Che si sente una volta che ci si avvicina, un fiorito acquatico, un fiorito verde, più che un fiorito acquatico, un fiorito verde fatto benissimo, proprio a me piace tantissimo. E questo qui è la versione Eau de Parfum Anlis Épanoui, fresco, floreale e poudré, dicono. Poudré intendono talcato. Può essere, sì. Io sento il giglio verde, un attimino talcato, ma non tanto. Comunque un capolavoro, secondo me, di Cartier per quanto riguarda l'eleganza, la femminilità, il fascino, la discrezione anche. Un bacio rubato, un attimo così, veloce, perché sennò mi scoprono. Non c'è titolo che si potesse dare un nome a questo profumo, che non c'è titolo diverso che ti si potesse dare. Secondo me è un capolavoro, ecco. Se amate la persistenza, se amate le bombazze, non fa per voi. Questo è un profumo elegante, elegante, e andate a provarlo, ecco. Con questo è tutto e volevo rendervi partecipi di questo regalo. Ho altri profumi nuovi di cui parlarvi, sono in formato decant e tanti altri un po' alla volta, magari. Ve ne parlo, io vi ringrazio per l'attenzione che porrete a questo video, i commenti che metterete qua sotto e se li conoscete o avete provato qualcosa di questi altri brand, fatemi sapere. Di Cartier, siccome ci sono tanti altri profumi che mi piacciono e che magari ho anche intenzione di comprare, magari se non in full size, in decant, invece di Acqua di Parma, no, non compro niente, però devo dire che come brand fa dei bei profumi, insomma. Con questo è tutto, vi saluto, vi auguro un bel weekend, visto che è un weekend lungo, e noi ci rivediamo presto con i prodotti finiti. Ciao a tutti, ciao!